È il momento di collegarci con il nostro ospite come promesso e allora diamo il benvenuto a Cesare Rosati, investitore, imprenditore e business coach. Lo vedo pronto in collegamento. Buongiorno Cesare, grazie ancora per essere qui con noi. È un piacere essere qui con voi. E allora vedo insomma anche che audio e video sono di ottima qualità, quindi insomma bene anche grazie alla regia. I collegamenti in corso insomma di diretta sono sempre quelli più problematici, ma stavolta siamo stati bravi, bravi tutti. Allora, per parlare di un argomento sicuramente interessante e che interessa anche agli amici che ci seguono da casa, è ovvio, parliamo quindi del mercato immobiliare su varie sfumature, su vari fronti. Partiamo dai mutui, in particolare i mutui ipotecari, argomento che inevitabilmente è di stretta attualità per molti italiani che in qualche modo insomma hanno dovuto affrontare la pandemia, il Covid-19, il blocco delle attività, anche il blocco delle entrate. Insomma, c'è chi ha avuto una sospensione dal lavoro, c'è chi lo ha perso, c'è chi si è ritrovato in smart working, insomma si è ritrovato a dover affrontare argomenti come questi senza sapere più o meno dove andare a parare. Inevitabilmente una situazione difficile anche per le banche, ovviamente, però insomma ne approfittiamo con l'aiuto di Cesare Rosati per capire un po' saldo e stralcio nelle situazioni debitorie di mutuo ipotecario, come funziona e come anche eventualmente attivarlo. Insomma, di che cosa stiamo parlando anche qui più nel dettaglio, Cesare? Allora, praticamente il saldo e stralcio si può attuare nel momento in cui il credito entra in sofferenza. E che cos'è il saldo e stralcio? In realtà il saldo e stralcio è un vero e proprio accordo transattivo innovativo che fa il debitore con il creditore, attraverso il quale si può andare a transare una posizione debitoria attraverso appunto il pagamento di una somma concordata con il creditore. E grazie a questo pagamento si può andare a chiudere la posizione debitoria e liberare l'immobile da eventuale pignoramento, perché il passaggio successivo a non pagare il mutuo è proprio la morsa del pignoramento, per poi insomma mettere l'immobile, il creditore per recuperare le proprie somme metterà l'immobile in vendita in maniera forzata, per cui l'immobile verrà venduto attraverso un'asta immobiliare per recuperare le somme del creditore. Mentre con la pratica del saldo e stralcio è possibile poter stralciare appunto una parte del debito e poter chiudere la posizione debitoria da parte del debitore, anche perché la banca ha una serie di problemi a avere dei crediti in sofferenza e quindi si va a risolvere una problematica sia al debitore ma che poi anche al creditore. C'è in qualche modo insomma la possibilità di trovare qualcuno che assista insomma in questi casi verso insomma quantomeno nella risoluzione del debito? Ovviamente si cerca, no, più possibile qualcuno che ci faccia da spalla e parli insomma una lingua più adatta insomma a questo genere di situazioni, che magari possono anche mettere in difficoltà insomma chi si trova a dover fronteggiare un tema e una situazione come questa. Certo, io ho creato una società benefit chiamata Salva Casa, attraverso la quale permette agli esecutati, alle persone che si trovano in difficoltà economica per poter far fronte a quello che è il debito con la banca piuttosto che con altri crediti, attraverso una procedura che svolgiamo attraverso appunto la mia azienda, aiutiamo queste persone a trovare un accordo con la banca e saldiamo noi il debito della banca, ovviamente acquistando l'immobile. Cioè praticamente l'esecutato ci vende l'immobile attraverso un atto e attraverso il pagamento di questo immobile l'esecutato, in questo caso il debitore, ha la provvista economica per poter pagare il debito che si è generato. In alcuni casi specifici, oltre che a comprare l'immobile, diamo la possibilità all'esecutato di prenderlo in affitto. Quindi di fatto l'esecutato sarebbe il debitore che non è riuscito poi a far fronte appunto al mutuo, si ritrova comunque a restare all'interno della propria casa pagando un affitto concordato, ovviamente che sia idoneo rispetto a quelle che sono le sue entrate. E ovviamente per accedere a questa seconda modalità l'esecutato si deve aver trovato in una situazione davvero di difficoltà, perché molto spesso capita di persone che sono cascate e cadute diciamo nell'errore di gestire male la leva finanziaria, e quindi perché magari hanno perso il lavoro a causa Covid piuttosto che non hanno le risorse economiche per far fronte ai propri debiti.
Altri invece se la sono un po' andate a cercare questa situazione, quindi queste persone che se la sono andate un po' a cercare non hanno la possibilità di accedere a questa seconda opportunità, cioè quella di poter restare all'interno della propria casa. Veniamo allora agli investimenti immobiliari, insomma è una situazione particolare, delicata anche da questo punto di vista. C'è chi dice ad esempio che adesso insomma, i prezzi delle case sono al rialzo, cominciano peraltro, non so se è successo anche a te Cesare, ma cominciano a tornare all'attacco, insomma, chi evidentemente è del settore del tipo per caso interessato ad acquistare, a vendere la sua casa. Guardi che abbiamo venduto qualche immobile all'interno del suo condominio, le facciamo una valutazione in qualche modo gratuita. Insomma, c'è voglia di riattivare il mercato immobiliare, forse non si è mai fermato per certi versi anche durante questo periodo. E allora, insomma, domanda che vediamo anche nel nostro titolo, banale, ma che credo sia comunque sempre attuale. È un momento favorevole per investimenti, quindi vuol dire per comprare o per vendere eventualmente. Allora, il momento favorevole per investire in immobili è sempre, sia in un mercato a rialzo sia in un mercato a ribasso, perché se si hanno le giuste strategie di acquisto, le giuste modalità attraverso le quali si compra un immobile ad un prezzo davvero molto interessante, a questo punto, qualunque sia il tipo di mercato, con un mercato a rialzo o un mercato a ribasso, avendo le giuste strategie di acquisto, ci permette poi di concretizzare un ottimo affare. Poi il buon affare, siccome l'andamento del mercato nessuna persona può, come dire, andarlo a prevedere sul lungo periodo, quindi quello che puoi fare te è gestire nel breve periodo. Infatti quello che consiglio sempre io sono gli investimenti appunto nel breve periodo nella parte immobiliare, quindi comprare, ristrutturare, quindi valorizzare per poi rivendere nel breve periodo. Quindi se si è comprato con un forte sconto, si valorizza con un immobile per renderlo ancora più appetibile sul mercato e lo riposiziona ad un prezzo altrettanto vantaggioso, in modo tale da poter essere appetibile sul mercato e poter riposizionare un immobile che sia davvero molto interessante per il mercato. E in realtà, come hai appena giustamente detto, nonostante la pandemia, il mercato immobiliare ha sempre fatto il suo, a parte quei mesi iniziali del primo lockdown, dove è stato praticamente tutto quanto bloccato, dove gli atti sono stati un po' trasportati. Spostati, diciamo, le date di atto, ma in realtà il mercato è sempre stato in fermento. Stanno cambiando anche quelli che sono gli approcci all'acquisto, cioè se prima si compravano dei bilocali, oggi il bilocale si fa più fatica, per bilocale si intende soggiorno e camera, ma visto l'avvento dello smart working, visto l'avvento di lavoro da casa, si necessita appunto di una stanza in più che ci permette poi di poter creare l'ufficio all'interno dell'immobile. Quindi stanno cambiando anche quelle che sono la psicologia proprio dell'acquirente che cerca un immobile diverso che prima invece cercava. Due parole anche sulle aste, che per alcuni sono un'occasione, insomma, c'è chi veramente va a caccia di aste e lo prende quasi come un secondo lavoro, invece c'è chi magari teme di perdere eventualmente tempo, insomma, e magari anche soldi. Allora, il mercato delle aste ormai da qualche anno a questa parte, specialmente nelle grandi città come Milano, Roma, Firenze, non è più così appetibile come lo era tanti anni fa, perché comunque oggi sono tantissime le persone che frequentano le aste, per cui fare il buon affare, comprare la casa al giusto prezzo per poi poterla rivendere, poter fare il giusto margine, diventa sempre più difficile. Per cui ci sono altre strategie che ci permettono di poter fare degli ottimi investimenti. Inoltre bisogna stare molto attenti alle aste immobiliari perché si pensa che quando si compra dal giudice l'immobile si compra libero da ogni qualsiasi tipo di problema. Invece no, bisogna stare attenti se su quell'immobile sono pendenti altre cause oltre che al pignoramento e al procedimento esecutivo, perché il giudice può cancellare quello che è il procedimento esecutivo dell'immobile, ma non può cancellare altri provvedimenti emessi da altri giudici. Per cui bisogna stare particolarmente attenti perché altrimenti si rischia di comprare un immobile, ma poi non si entra in possesso di quell'immobile. Non so se ne avete mai sentito parlare di persone che hanno comprato casa all'asta, ma poi di fatto non ne hanno mai usufruito perché dentro c'erano delle persone che non riuscivano a mandare via. Non perché non si possono mandare via, ma perché magari all'interno di quell'immobile c'erano delle procedure, c'erano delle cause in corso che la persona che quando ha comprato non ha fatto appunto un'attenta analisi e non si è accorta che c'era quel tipo di problema. Quindi quando si compra all'asta bisogna stare sempre particolarmente attenti, come qualunque altro tipo di investimento,
bisogna analizzare attentamente quelli che sono i rischi, in modo poi da poter migliorare e poter portare a casa il guadagno. Eh sì, ci sono casi anche vicini, nel senso che ho diverse persone che si sono trovate proprio in questa situazione. A volte si tende a dire, vabbè, insomma, vi mettete d'accordo se va tutto bene, ci si mette d'accordo con una cifra con cui, diciamo, si invita chi occupa quell'immobile ad abbandonarlo, ma non va sempre così, inevitabilmente, insomma, di rischi ce ne sono, ecco, da questo punto di vista. Prima di salutarci, anche due parole su l'acquisto immobiliare per quella che di fatto è la prima casa, se conviene davvero oppure, insomma, anche in virtù delle tasse che poi ci si ritrova a dover pagare, si rischia effettivamente, o meglio, c'è modo di evitare quest'operazione per, insomma, non ritrovarsi a dover appunto pagare tasse che magari non ci si aspettava di dover versare. Diciamo che questa domanda la fanno abbastanza di frequente, abbastanza combattuto questo tema. La risposta è: comprare la casa insomma, per andarci a vivere conviene? Dipende dal tuo patrimonio. Perché se te hai 50.000 euro da parte e vuoi comprarti la casa, devi per forza di cosa prendere un mutuo. E la cosa che devi sapere quando prendi il mutuo è come qualunque altro debito. È che il male più grande che ci possa essere, perché il debito è quello che ti porta al fallimento, quindi è inutile girarci intorno. E quello che devi fare è una grossa distinzione tra il debito buono e il debito cattivo, perché il debito buono è quel debito che ti produce altro guadagno e il debito cattivo invece ti porta via delle spese. Quindi se tu utilizzi la tua leva finanziaria per comprare un immobile dove ci vai a vivere, di certo quel debito diventa un debito cattivo, perché non ti porta un guadagno per le tue entrate, ma ti porta delle spese. E quindi dici, ok, ma se io ho questa leva finanziaria e questo capitale, cosa potrei fare? Beh, innanzitutto potresti comprare la casa per metterla in affitto. Dici, ok, benissimo, la metto in affitto, ma poi dove vado a vivere? Vai a vivere in affitto. E l'affitto lo devi vedere come un servizio, dove stai pagando un posto caldo, sicuro, che ti protegge dalla pioggia, dalla neve, dal sole, e ti copre appunto e ti rende un posto sicuro. Quindi tu hai una situazione in cui sarai in affitto, la tua leva finanziaria ti produce altri guadagni e dopo 2-3 anni dove hai il tuo lavoro e il tuo rendimento, a quel punto potrai comprarne un'altra e poi un'altra ancora, in modo tale da far aumentare il tuo patrimonio. Questo perché la casa di proprietà si può comprare, ma si può comprare nel momento in cui il tuo patrimonio è talmente grande che con il 10-15% del tuo patrimonio ti permette di poter comprare la casa per andarci a vivere. Perché diciamo che la casa dove tu vuoi andarci a vivere è paragonata nel mondo degli investimenti, nel mondo di chi fa investimenti, è paragonata a un oggetto superfluo, superfluo come può essere un Rolex, come può essere una borsetta di Hermès, perché è di fatto un oggetto dove ti porta via della liquidità e non ti fa crescere il tuo patrimonio. Quindi l'obiettivo è quello comunque di far, cioè ognuno di noi dovrebbe avere l'obiettivo di far crescere il proprio patrimonio. Ecco, comprando la casa per andarci a vivere, di certo non ti fa crescere il tuo patrimonio, ma te lo rovina in qualche modo, cioè ti blocca la crescita, perché se quella leva finanziaria non la utilizzi per far crescere il tuo patrimonio e la utilizzi per comprare la casa, ti sei bloccato e ti sei perso le varie opportunità che ci sono nel mercato per poter far crescere ulteriormente il tuo patrimonio. Cesare Rosati, grazie per essere stato qui con noi, investitore, Un imprenditore, piacere. business coach, buon lavoro e a presto. Grazie. Buona giornata, ciao Giacomo.